speranze di futuro. Aprire una nuova sede, insediare un luogo, una casa dei lavoratori, ha un valore importante, significativamente importante, poi soprattutto nel Mezzogiorno e in Campania, dove c'è tanto da fare, tanto da operare per migliorare la nostra azione di rappresentanza e per rappresentare ancora di più un solido, valido riferimento per i lavoratori, per i loro bisogni, per i loro momenti di assistenza e di consulenza. Significa non lasciare sole le persone e andare avanti con il modello di sindacato CISL, attento ai luoghi di lavoro, ai territori, alla prossimità, per svolgere in maniera più forte, più autentica la nostra azione sussidiaria e rimettendo con forza al centro la qualità del lavoro, la stabilità del lavoro, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la dignità delle persone. Ecco perché è importante aprire questa nuova sede, perché significa radicarci ulteriormente sul territorio per rappresentare al meglio questa fase delicata di passaggio, di transizione, nella prospettiva di lasciarci alle spalle quanto più possibile e immediatamente l'emergenza sanitaria e riprendere la via della crescita, dello sviluppo, della ripartenza degli investimenti, della costruzione di nuove solide opportunità di lavoro per le persone. Una ripartenza che ha citato lei, che però inevitabilmente deve ripartire e lo deve fare anche diversamente, ovvero andando a lavorare su dei temi talmente importanti come la sicurezza. Abbiamo visto soltanto nell'ultima settimana quante morti bianche sul lavoro, e in più c'è anche il problema del lavoro in nero. Sì, noi dobbiamo costruire una vera elaborazione nazionale, un grande piano nazionale di contrasto alle tante, troppe vittime nei luoghi di lavoro. È inaccettabile e indegno per un paese civile come il nostro, che mette a valore la qualità del lavoro, assistere a questa strage continua. Noi dobbiamo fermare questa lunga scia di sangue. Non è accettabile quello che è avvenuto nel 2020, anno della pandemia, dove le attività economiche si sono fermate, sono rallentate, abbiamo avuto una caduta delle ore lavorate, un'esplosione di utilizzo degli ammortizzatori sociali. Bene, nonostante si sia lavorato poco, abbiamo avuto quasi 1500 vittime nei luoghi di lavoro, il 30% in più rispetto al 2019. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ci dice che su 10 aziende controllate 8 presentano situazioni di violazione e inadempienze alla legislazione sul tema salute e sicurezza. Dobbiamo fermare tutto questo. Si lavora per vivere e non per morire. Ecco perché abbiamo indicato al governo prime cose che possono essere fatte subito, e un impegno a costruire nel medio-lungo periodo una vera elaborazione, una strategia nazionale. Sulle cose da fare subito, pensiamo che vanno rafforzati, intensificati verifiche, controlli, ispezioni nei luoghi di lavoro. Bisogna assumere ispettori del lavoro, medici del lavoro, investire su una forte campagna di informazione e di prevenzione. Bisogna chiamare a responsabilità gli enti, le amministrazioni, le istituzioni nazionali e locali ad incrociare le banche dati e far nascere un'anagrafe unica nazionale che ci aiuti a monitorare questo fenomeno. E poi bisogna investire di più sui luoghi di lavoro, sostenendo il ruolo dei nostri rappresentanti aziendali su salute e sicurezza, quelli territoriali, aiutarci a qualificare maggiormente le relazioni
sindacali con le aziende, e poi bisogna innovare la legislazione. Per esempio, se un'azienda viene colta in flagranza per violazioni e inadempienze pesanti sulla materia della salute e della sicurezza di lavoro, deve scattare temporaneamente la sospensione dell'attività economica, produttiva, dei servizi, sino a quando quell'azienda non regolarizza la posizione. Quindi servono interventi immediati. Abbiamo chiesto al governo, se necessario, in nome dell'urgenza e della necessità, si faccia anche un decreto per determinare una forte discontinuità. Noi, come al solito, assicuriamo la massima disponibilità a discutere nei luoghi di lavoro, però molto dipende anche dalle aziende. Serve più responsabilità sociale di impresa e serve affermare un principio, che la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non è un costo, ma è un investimento per la qualità del lavoro, per la stabilità del lavoro, per la tutela del lavoro ed anche per migliorare gli indici reputazionali delle stesse aziende. Il segretario ha citato gli ammortizzatori sociali, si parla tanto della mancanza di lavoro nelle imprese a causa del sussidio, ad esempio del reddito di cittadinanza. Qual è la posizione della CISL e, insomma, quali sono i dati che avete riscontrato voi, se c'è una verità in questa polemica? Ma sul reddito di cittadinanza la posizione della CISL è quella di sempre. Noi pensiamo sia giusto, necessario nel nostro paese avere una misura universale di contrasto alla povertà, ma bisogna evitare di illudere le persone che attraverso le misure assistenziali o le azioni caritatevoli è possibile creare occupazione. Noi dobbiamo investire invece per creare lavoro sulla ripartenza degli investimenti pubblici e privati, significa infrastrutture, significa strade, autostrade, porti, aeroporti, logistica, intermodalità, messa in sicurezza del nostro territorio, significa reti digitali, significa avere una nuova visione di politica industriale, significa sbloccare le assunzioni, sanità, scuola, pubblica amministrazione, investire sulle politiche sociali. Noi abbiamo lavoro vero, contrattualizzato, stabilizzato, tutelato solo se ripartono gli investimenti. Da questo punto di vista dobbiamo accelerare per portare a casa le riforme sul lavoro, a cominciare da quella sugli ammortizzatori sociali. Abbiamo sostenuto che vogliamo un sistema di ammortizzatori sociali solidaristico, inclusivo, mutualistico, di tipo assicurativo, che allarghi le tutele alle aziende sotto i 6 dipendenti e che guardi anche alla prospettiva di costruire sostegno al reddito per il lavoro autonomo. Dobbiamo investire sulle politiche attive per il lavoro e dobbiamo fare un grande piano sulla formazione e sulla crescita delle competenze. Le riforme del lavoro che dobbiamo portare a casa hanno queste tre grandi priorità: sistema di ammortizzatori sociali, politiche attive e formazione. Lo stop al blocco dei licenziamenti è un timore per il sindacato. Noi dobbiamo arrivare al 31 di ottobre, quando si uscirà definitivamente dal blocco dei licenziamenti, con delle riforme e con delle misure che ci possano aiutare ad attenuare, ad attutire i contraccolpi della crisi che continua a colpire alcuni settori come il terziario di mercato, commercio, turismo, servizi. Se a quella data noi arriviamo pronti con un set di misure importanti di sostegno al reddito, bene. Diversamente, abbiamo già anticipato al Ministro del Lavoro e al Governo che noi chiederemo l'ulteriore proroga della cassa integrazione e almeno sino alla fine di dicembre spostare e prorogare il blocco dei licenziamenti. Come ha detto anche il segretario della CISL nazionale, quando si radica ancora di più nel territorio è sempre un giorno di festa, oggi, e poi di lavoro migliore domani. Sicuramente, oggi è un giorno di festa per gli edili di Salerno. Io sono contento di rappresentare la FIRC, di venire qua a inaugurare una sede in un territorio particolare che ha sempre dato, diciamo, al nostro settore molti uomini, molte figure di spicco. Credo che qui ci sia una bella tradizione in questo settore.
E avere una sede, un punto di riferimento certo per i lavoratori è fondamentale, soprattutto nel nostro settore, anche perché è un settore che, a differenza di altri, vive in modo ciclico, diciamo. Ci sono assunzioni e licenziamenti periodiche che sono funzionali ai cantieri, quindi avere un punto di riferimento certo è fondamentale. E noi dobbiamo assistere, soprattutto tutti, non solo quelli del nostro settore, credo un po' tutti i cittadini, ma soprattutto quelli che appartengono a questo mondo, al mondo nostro, vanno aiutati, assistiti, tutelati. E quindi avere questo riferimento credo che sia fondamentale. Io sono contento che ci sia una bella sede qua. Sono venuto a dare la mia partecipazione, ma allo stesso tempo credo che questo sia il punto di inizio, no? Bisogna ringraziare i ragazzi qua della Filca di Salerno che hanno fatto un ottimo lavoro e che faranno dopo un ottimo lavoro, perché da adesso si comincia, il lavoro grosso si farà da domani in poi. Già hanno fatto un bel pezzo, perché questo lavoro è veramente eccezionale, e quindi da d'ora in poi credo che molti lavoratori potranno usufruire di servizi, di tanti servizi che sono funzionali, specifici proprio al settore che noi rappresentiamo. Quali devono essere invece i punti cardine della ripartenza dopo la pandemia, dopo il Covid, da parte della Filca e da parte dell'edilizia ovviamente? Beh, oggi l'edilizia sta cambiando volto. La pandemia probabilmente ha accelerato una serie di processi e di cambiamenti che sono senza precedenti. La stessa Europa credo che abbia cambiato la visione e si sia lanciata in modo forse visionario verso un modello che è più sostenibile rispetto al passato. E tutti i soldi del PNRR, ma tutti gli investimenti che abbiamo oggi in Italia, pure il 110, vanno nella direzione della sostenibilità. Quindi significa voler rendere l'ambiente più salubre e più sostenibile. La pandemia ci ha fatto capire quanto è importante la cura delle città, la salubrità, avere meno inquinamento per i cittadini. E quindi l'edilizia cambia volto. L'edilizia che prima probabilmente era vista come qualcosa che invadeva il territorio, che era cementificazione, oggi invece viene vista come soluzione a questi problemi. Allora, abbiamo dei problemi di questo tipo. Siamo riusciti a far decollare, grazie a proposte interessanti, credo il 110, oggi il 110 sta decollando anche nel centro-sud, perché prima era più, diciamo, era riuscito a partire più nel nord Italia, diciamo, e non al sud, perché abbiamo chiesto dei correttivi al provvedimento, quindi oggi si fa con la CILA, cioè ci sono state una serie di provvedimenti che sono nella direzione della semplificazione, ma allo stesso tempo si spera ora in una proroga, perché siamo stati prima ad accorgerci che probabilmente era utilizzato soprattutto per case singole, non per i condomini. Abbiamo fatto una serie di passaggi e questo è fondamentale, ma anche il PNRR che è fondamentale. Abbiamo partecipato alla semplificazione, perché tutta la procedura di appalto era molto complessa. Il PNRR funziona così: entro 2 anni bisogna fare gli affidamenti, entro 4 realizzare l'opera. E allora anche in quella direzione abbiamo chiesto che ci siano degli strumenti di rafforzamento, perché il nostro settore sta ripartendo, ma deve ripartire nel modo giusto. I soldi che si investono vanno spesi bene, perché sono soldi che, se spesi bene, sono un investimento, se no possono diventare pure un costo. Noi dobbiamo essere molto attenti su questo, però vanno spesi. Fino adesso non ci eravamo riusciti, quindi abbiamo accettato una serie di semplificazioni. Oggi si utilizzerà il PFT, che è il piano di fattibilità tecnica economica, per poter realizzare queste opere del PNRR, quindi mettendole a terra con un sistema molto semplificato. La procedura, diciamo, ante progettazione è veramente semplificata. C'è da fare attenzione però su una serie di elementi di qualità che riguardano e che devono rivalorizzare il settore, a nostro avviso, e dare qualità al settore, soprattutto alle maestranze. Io credo che in un'impresa edile le maestranze sono fondamentali e devono essere pure ben pagate e devono essere utilizzate come valore aggiunto per l'impresa, come strumento di qualificazione delle imprese durante le fasi di gara pure. La durata dei contratti, la qualità dei contratti, nel senso pure le qualifiche che hanno i dipendenti, devono essere valorizzate. E anche qui ha parlato già prima Luigi Sbarra nella vicenda sicurezza, che è molto importante, che noi stiamo per mettere in campo delle iniziative. Però anche qui il rating delle imprese per quanto riguarda la sicurezza deve essere importante nel futuro. Noi non possiamo pensare che ci siano imprese che non rispettano le regole sulla sicurezza. In edilizia abbiamo oggi 114 morti. Non si era mai vista una cosa del genere in un periodo che subito dopo un periodo di fermo si è ripartiti con un certo, diciamo, dinamismo, ma non possiamo pensare che si riprende in modo
più che proporzionale con gli infortuni, i morti, che non se ne può, guardate, in un paese civile non si può parlare di questo. Allora anche lì prevenzione è fondamentale, noi abbiamo degli strumenti per prevenire, le imprese devono capire che quell'investimento è fondamentale anche per la loro sopravvivenza, quindi rating per quanto ci riguarda, premialità per le imprese che rispettano le norme sulla sicurezza, azioni di prevenzione, e dobbiamo essere però anche lì nella fase repressiva più diciamo più rigidi per le imprese, specialmente quelle che sono decidive. Ecco perché è importante quella banca dati, perché oggi non veniva, oggi non le banche dati che previste, che dovrebbero essere interoperabili, legge della pubblica amministrazione, oggi non lo sono, non abbiamo una banca dati sugli infortuni che ci possa permettere di valutare anche su questo le aziende, quindi se vogliamo fare patente a punti anche strumenti che diano qualità a questo, al sistema della sicurezza, sicuramente l'impostazione che è stata data a livello nazionale è fondamentale e in quella direzione dobbiamo spingere e accelerare, perché non possiamo pensare che tutti gli investimenti che ci saranno nei prossimi anni, ora partirà pure, perché stiamo parlando di 110 per adesso e tutti gli altri bonus, se vogliamo, che abbiamo unificato, ora parte il grosso del PNRR e non possiamo pensare che ci sia questo incremento di infortuni in un paese come il nostro, un paese che dovrebbe chiamarsi civile. Grazie.